Buone notizie sui lavori di messa in sicurezza della galleria della Limina sulla Ionio Tirreno. Le ha comunicate ieri il consigliere regionale e segretario questore Giuseppe Neri, secondo il quale il 21 giugno saranno portate a termine. Non più di una settimana fa il segretario questore dell'ufficio di presidenza si era impegnato pubblicamente ad interagire con l'ANAS per avere risposte certe in merito all'ultimazione dei lavori. Un intervento giunto a seguito delle critiche mosse dall'imprenditore Francesco Sculli, che al pari di altri operatori del settore turistico aveva lamentato i grandi disagi che la chiusura notturna della galleria Limina nel fine settimana arrecava al comparto. Neri, con il sostegno del gruppo dei Democratici Progressisti, del capogruppo Giuseppe Giudice Andrea e del presidente della commissione anti-ndrangheta Arturo Bova, grazie a un dialogo collaborativo con ANAS, rappresentata dall'ingegnere Marco Moladori, responsabile area compartimentale Calabria, ha avuto l'attesa rassicurazione dall'ANAS, che nei mesi addietro si era comunque dimostrata disponibile ad ascoltare le richieste, sospendendo i lavori durante le festività. La stessa ANAS ha comunicato di essere tuttora disponibile ad accogliere ed ascoltare i cittadini e istituzioni qualora vi dovessero essere esigenze particolari da qui al termine definitivo dei lavori, rendendosi disponibile a variazioni in occasioni di avvenimenti di particolare rilievo per il comprensorio. I lavori effettuati nella Galleria Limina sulla strada di grande comunicazione Ionio Tirreno sono costati 2.700.000 euro e hanno riguardato l'impianto di illuminazione e quello di aria azione.